Sì, grazie, sì. Grazie Carmine per la linea. Dunque, conferenza stampa di Beppe Pillon, la vigilia del match Pescara-Cosenza. Chi gioca? Le domande pressanti noi cronisti sulla formazione che domani scenderà in campo. Il tecnico di Preganzola è stato molto chiaro, è relativo. L'importante è che i giocatori abbiano gli occhi della Juventus, che martedì scorso in Champions League ha disintegrato l'Atletico Madrid. In realtà sono tre i dubbi di formazione. Per quanto riguarda la difesa, c'è il ritorno di Balzano, soprattutto in attacco il rientro di Marras, squalificato Mancuso, la prima volta che accade dall'inizio del campionato. Dunque Pescara privo del suo bomber 17 centri in questo campionato. Ebbene, in difesa attenzione, perché ci potrebbe essere una possibilità per Bettel, finora 0 minuti in campionato, classe 2000, proveniente dall'Atalanta. Bettel in coppia con Scognamiglio, con Gravion terzino sinistro. Più probabile però l'impiego di Perrotta sulla fascia mancina, Pinto e Del Grosso partirebbero dalla panchina. A centrocampo invece conferma per Crecco, davanti attenzione Antonucci o Sottil, con Monachello riferimento centrale e Marras sull'out di destra. Dunque si profila una nuova panchina per Nando Del Sole. Ed ora andiamo ad ascoltare i passi più significativi della conferenza stampa di Beppe Pillon. So cosa mi aspetta, una partita molto difficile, però siamo pronti, abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo recuperato le energie mentali e nervose dopo una brutta partita che abbiamo fatto a Cittadella, perciò abbiamo questo spirito di rivalsa, può fare il trequartista ma può fare anche l'attaccante esterno, dove praticamente il suo ruolo è quello. È come Maras che fa l'attaccante esterno, ma alle volte puoi metterlo trequartista, perciò ha questa utilità nei due ruoli. È un ragazzo molto interessante, che è di grande prospettiva secondo me. Quindi? No, perché questa... Quindi... Questa è bella, cioè la teoria ci è piaciuta tantissimo. Siamo in perfetta consonanza con lei, mister. Siamo perfetti, però... Insomma. Però. Sottil o Antonucci? Ci sono dei ballottaggi, come è giusto che sia, che sceglierò, perché noi abbiamo Antonucci, Sottil che possono giocare lì, De Sole, anche se De Sole ama più giocare a piedi invertito. Marras imprescindibile, ma a destra e non a sinistra, giusto per capire. Ho provato anche a sinistra in settimana, l'ho provato... Però è chiaro che lui ama più partire a piedi invertito come De Sole, chiaramente quei tipi di giocatori che hanno quelle caratteristiche. Ma al di là del modulo, delle scelte, bisogna avere gli occhi che avevano quelli della Juve. C'erano degli occhi che ti mangiavano. Quello bisogna avere, quell'atteggiamento aggressivo, altro che quel 4-3-3, ma l'atteggiamento... La caparbietà, quello spirito, quell'ardore che hai dentro di te, quell'agonismo che devi tirare fuori. Senta, mister, sarebbe un azzardo secondo lei far debuttare Bettella, secondo me no, con Gravion terzino sinistro? Può essere anche questa una cosa. L'ho visto 3-4 volte in allenamento, questo no. È un giudizio personale, per carità, io non sono un tecnico, Bettella però un ottimo, mi sembra un ragazzo apposta, molto interessante, sì. 3 migliori sempre. Sì, allenamento, sì, per sì, quelli sì. Che sì, bisogna poi vedere anche l'impatto diverso, le cose alle volte bisogna anche stare attenti su certe scelte, su certe situazioni. Mi frulla in testa questa, insomma, eventualità. Sai quante cose mi fanno per la testa? Se Perrotta o chi per lui, no? Vabbè, sono diverse le ipotesi, dipende molto però dal sistema di gioco che adotterà Braglia. No, perché le scelte le faccio prima, perciò ti dà di questo. Anche perché non sappiamo bene come giocherà, perché ha cambiato spesso il sistema. In casa ha fatto il 4-3-3. C'è l'ultimo... anche Baez con Tutino, possono sì. Fare gli esterni anche loro. Sì, con Litteri magari punta centrale. Col Brescia ha fatto un attacco leggero con Tutino riferimento centrale, che però svaria su tutto il fronte offensivo. Sì. Baez e Embalo. Sì, ha messo 3 veloci davanti, sì. Beh, i risultati parlano per lui, ha vinto l'anno scorso un grande campionato a Cosenza dopo una grande rimonta, quest'anno sta facendo un ottimo lavoro secondo me, la squadra ha una sua fisionomia, gioca bene a calcio, perciò che si può dire? Che anche lui, nonostante l'età avanzata,
che ci pensano che siamo vecchi, magari qualcosa di buono riusciamo ancora a fare. Naturalmente dubbio modulo nel Cosenza di Piero Braglia, 3-4-3 o 3-5-2, staremo a vedere. È tutto dallo stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia, dopo le parole di Pillon. La linea può tornare a te, Carmine.